portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Ben ritrovate care amiche di Verde di Rabbia, naturalmente ben ritrovati cari amici di Verde di Rabbia, ci ritroviamo esattamente dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa, in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il nostro viaggio nell'orripilante mondo dei rifiuti comincia percorrendo questo simpatico ed ameno vialetto, altro non è che, perdonami le spalle, l'anticamera di quell'orrore devastante che a breve potrete vedere nelle prossime immagini. Venite con me. Una lama bellissima, verdissima, alla sinistra della quale troviamo la suggestiva chiesa rupestre di Santa Candida, della quale in realtà in passato vi abbiamo anche parlato tramite un servizio ad essa proprio dedicato, uno speciale, alla destra del quale invece, ragazzi, alla destra del quale c'è un bel guaio quello grosso che adesso vi mostriamo. Se non si tratta della discarica abusiva a cielo aperto più grande della città, onestamente poco ci manca. Il numero dei rifiuti è incalcolabile, praticamente quasi infinito. C'è di tutto, passeggini, orologi, ingombranti di vario genere, ci si potrebbe arredare case per un intero palazzo assemblando tutti questi rifiuti. Tra l'altro non potete neanche immaginare il cattivo odore presente in quest'area. Se esistesse un ipermercato dedicato ai rifiuti, questo sarebbe sicuramente il centro commerciale più in voga della città. Si tratta comunque di un'area privata con la quale, con il comune, ci sono già state in passato delle interlocuzioni anche davanti al TAR. Il comune comunque ci ha garantito la sua massima applicazione per quanto riguarda la lotta nei confronti dei rifiuti, no? Per risolvere l'annoso problema dei rifiuti della nostra città, e ha preso in carico naturalmente a sua volta questa segnalazione, sperando naturalmente che questa situazione possa avere finalmente un lieto fine. Cari amici di Verde di Rabbia, noi non sappiamo in realtà quando tutto questo ha avuto inizio, non sappiamo chi sono effettivamente i reali responsabili. Quello che sappiamo è che situazioni di questo genere, anche perché comunque noi riceviamo tantissime segnalazioni, continueremo sempre a testimoniarle, a documentarle, nella speranza, passo dopo passo, che le cose possano definitivamente migliorare. Bene, cari amici di Verde di Rabbia, non ci resta che salutarci e darci l'appuntamento al prossimo servizio. Un abbraccio dal vostro Andrea Stano. Un pugno nell'occhio, una nota fuori posto, sono espressioni che usiamo quando qualcosa ci appare fuori luogo, antiestetico e in alcuni casi anche obbrobrioso. Ed è quanto accade in questo tratto di via Oberdan, la lunga via che da Iapigia si snoda verso altri rioni della città, che sebbene nel suo complesso sia messa piuttosto bene, c'è un tratto che a noi di Verde di Rabbia proprio non va giù, dove prevalgono la sporcizia e la totale assenza di decoro. Di
voi, cari telespettatori e cittadini baresi, sarà capitato di passare da questa strada e non fare a meno di notare la bruttezza di questo tratto di via Oberdan. Eppure stiamo parlando di una strada molto frequentata. In una Bari che sta rinnovando sempre più il suo assetto in chiave funzionale e alla portata di tutti, ci sono dei dettagli della città che ostentano la loro bruttezza e che da anni vertono in un totale stato di abbandono. Non mancano i rifiuti gettati per terra, anche ingombranti e presenti qui da chissà quanto tempo. E come potete notare c'è anche la mitica capa di ferro, ovvero la fontanina, palesemente mangiata dalla ruggine e dalla quale è evidente che non esce più acqua. E poi guardate le immagini. Le attività commerciali che da tempo hanno chiuso i battenti si mostrano in tutta la loro decadenza. Decadenza che fa il paio con questi muri che sono stati recentemente innalzati, ma sui quali ci sono tantissime scritte, come al solito di dubbio gusto, e che danno il giusto tocco di sudiciume. Abbiamo lasciato le sorprese alla fine. Come potete vedere dietro questo cancello, la vegetazione che cresce in modo selvaggio è diventata un ricettacolo di rifiuti, mentre dietro questa parete che è stata sfondata, la sporcizia si mostra in tutta la sua magnificenza. Come nostra consuetudine abbiamo chiesto il feedback all'amministrazione comunale. L'assessorato ai lavori pubblici ci fa presente che le strutture fatiscenti sono di proprietà privata. Mentre per quanto riguarda le situazioni che si verificano nel contesto che vi abbiamo mostrato, specie di notte, per queste ha ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti. L'assessore a sua volta le ha aggirate alla polizia locale. Per quanto riguarda tutto questo contesto, verrà completamente riqualificato in occasione dello spostamento dei binari sulla direttrice di via Mendola. Invece per quanto riguarda la ripartizione all'igiene pubblica, riceve tantissime segnalazioni che inoltre a sua volta ad AMIU ed invita i cittadini a fare altrettanto, ovvero a inoltrare segnalazioni, specie quando si verificano delle situazioni di degrado ambientale. E mi raccomando, seguite anche voi questo consiglio. Dalla vostra Marianna è tutto. Io vi ringrazio sempre tanto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ben ritrovati amici di Verde di Rabbia, io sono Giovanni. Come già da qualche mese, ogni tanto ci piace andare a bussare alla porta degli amici di VSB che si occupano di energie rinnovabili e ci avevano accennato qualcosa circa l'agrivoltaico, che è un modo per far convivere l'agricoltura, il pascolo al fotovoltaico. Io non l'ho mai capita questa cosa, mi sono immaginato delle mucche che camminano su dei pannelli fotovoltaici. E se è così che funziona l'agrivoltaico, io devo saperlo, quindi adesso glielo andiamo a chiedere. Allora, siamo qui con Andrea che segue il tema dell'agrivoltaico per VSB. Andrea, io non ho ben chiaro che cos'è un impianto agrivoltaico. Mi puoi spiegare qual è la differenza rispetto a un impianto fotovoltaico classico? Guarda, sono contento che me l'hai chiesto perché c'è molta confusione al riguardo. Sostanzialmente un impianto agrivoltaico è un impianto che sullo stesso terreno agricolo combina sia l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaica, ma anche la produzione di cibo o altri generi derivanti dalle attività agricole previste al di sotto e tra i pannelli. Ok, quindi quali sono i vantaggi tra il costruire un impianto agrivoltaico e uno fotovoltaico? Guarda, tra i vantaggi sicuramente ti posso menzionare proprio la prima differenza, cioè la presenza dell'attività agricola. Di norma un impianto fotovoltaico, dove viene installato e costruito, non prevede altre attività all'interno di esso. Si sostituisce alle vecchie attività. Esatto, esatto. Mentre invece con l'agrivoltaico no. La seconda è che per permettere queste attività i moduli vengono opportunamente progettati, quindi distanziati, sopraelevati, proprio per non creare ingombro alle attività e ai macchinari che si utilizzeranno durante queste, esatto, durante queste attività. Poi ci sono una serie di vantaggi un pochino più tecnici che sostanzialmente riguardano l'ombreggiamento dei moduli. Alcuni studi hanno visto che questo ombreggiamento riesce a innanzitutto proteggere le colture da eventi estremi come siccità,
o scottature. Ok, che un ombrellino per le piante. Esatto, bravissimi, è esattamente così. E l'ombra riesce anche per alcune tipologie di colture a aumentare la resa. Addirittura, sì. Quindi la progettazione deve essere anche dal punto di vista agronomico ben fatta, perché non tutte le colture tollerano bene l'ombreggiamento e quindi di conseguenza non si devono far disastri dopo. Ok, quindi voi installate questi impianti dove ci sono delle colture che non subiscono poi la presenza del pannello solare, del pannello fotovoltaico, ma anzi ne traggono vantaggio. Sì, in sostanza, a prescindere da quello che ci sia prima, quando il progetto parte si tiene conto tanto della parte elettrica quanto della parte agricola, per far venire fuori un ibrido ben fatto. E fare in modo che convivano entrambe le altre. Esatto. Perfetto, ti ringrazio molto per questa spiegazione. Come avrete capito, realizzare un impianto agrivoltaico non è così semplice, non basta prendere un piccolo pannellino fotovoltaico, piantarlo nel terreno e col tempo, tanta acqua, tanta cura, crescerà diventando un pannellone fotovoltaico gigante che produrrà energia. Ci vuole molto di più, ci vuole cura, ci vuole rispetto per l'ambiente, ci vuole progettazione in modo da far convivere agricoltura e energie rinnovabili. Ci vediamo alla prossima, ciao! Portiamo il verde in mezzo alla gente, immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua, è il verde la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.